io sono mesi che vado ripetendo che c'è una sofferenza, che c'è una difficoltà e che c'è una richiesta forte di cambiamento. E oggi ci assumiamo tutta la responsabilità di questa scelta, l'affronteremo con coraggio, ma l'affronteremo in maniera anche nuova e diversa rispetto al passato. Noi, anche quando si parla di accordi tra questa frangia di moderati, progressisti e riformisti, qualche volta mi viene da sorridere, perché davvero credo che più riformisti noi non ce ne siano. Quando ci siamo insieme in Consiglio regionale abbiamo sempre spinto per le riforme, ed è questo è stato il punto di convergenza cruciale delle riforme. Bisogna cambiare questa regione, modificarla completamente, vanno azzerate le rendite vitalizie degli enti, delle nomine e tutto il resto, va alleggerita la spesa, vanno eliminate tutte le cose superflue. Dobbiamo vivere in rapporto a quella che è la nostra capacità di spesa. Bisogna cambiare sistema, non possiamo più vivere in un sistema che ancora tiene sospesi migliaia di giovani in attesa di un posto di lavoro, oppure con un lavoro precario che li vede davvero in qualche maniera soffrire continuamente. Quindi noi riteniamo che vada fatto un percorso nuovo in questa direzione. Questo sarà il nostro impegno fondamentale. Riforme, soprattutto cambiamenti che dovranno esserci proprio nella gestione della cosa pubblica, eliminazione, per non dire vendita e dismissione di tutto quanto è superfluo e non è adatto a chi oggi deve pensare soprattutto a salvare questa regione dalla possibile, direi, ecco, sopraffazione e scomparsa. Noi siamo molto preoccupati di questo passaggio, quindi riteniamo che Molise vada salvato, ma deve essere salvato con azioni forti e decise. Vediamo, vedremo che cosa succederà. Siamo pronti anche a subire magari qualche critica, ma da democristiani chiaramente non volgiamo l'altra guancia, ma nello stesso tempo chi vuole provocarci e spera di trovare in noi risposte che facciano alzare lo scontro ha sbagliato strada. Ci conoscete bene, lo sapete. Noi siamo per il confronto civile e riteniamo che anche una campagna elettorale possa essere vissuta in maniera più serena e in maniera più tranquilla. Non è una guerra, per favore, insomma, cerchiamo anche di sdrammatizzare, affidiamoci ai progetti, affidiamoci a quelle che sono le idee che vogliamo mettere in campo e poi affidiamoci soprattutto a quello che è il giudizio della gente. Quindi io mi auguro che sarà una campagna elettorale all'insegna del buon senso e all'insegna del confronto civile e del confronto tra persone che portano avanti la propria progettualità, cosa di cui credo la gente abbia bisogno di sentire.